Good morning, buongiorno. Eccoci qua pronti per un altro giorno, un'altra sessione di yoga sulla sedia. And here we are again, ready for another session on our chair. So, good morning. Make sure our chair is solid. Facciamo sicuro che la nostra sedia è ben solida. We've got the nice back to it, un bel schienale, meglio senza braccioli, better without arms on it. And mentre aspettiamo che arrivano, ci trovano le altre persone, ci sediamo bene sulla sedia. While we're waiting for the other people to come along, we're just gonna sit on a chair, maybe feel the sit bones, Sentiamo gli ischi, che se facciamo così li sentiamo, no? If we move left and right, we feel the sit bones moving like this. Okay. Respiriamo contenti, take some nice breaths, happy. Apprezziamo quello che abbiamo. Cioè, veramente, non in senso moralistico, non siamo veramente grati per tutto quello che abbiamo. So we're feeling grateful to be here, for all the things we have. And oggi questo incontro lo dedico anche alle signore incinta. Perché comunque loro sulla sedia come adattamenti delle posizioni prendi in considerazione anche la pancia che sta qui. Ci sono tanti benefici di fare praticare lo yoga in gravidanza, creare spazio, no? Perché piano piano che siamo più incinta, lo spazio diminuisce, quindi dobbiamo aprire. Distendere la schiena, connetterci col bimbo dentro, connetterci col respiro. Questo momento che siamo in questi stati alti d'ansia non fa bene per niente a un bimbo che cresce. Quindi abbiamo, come dire, fa molto bene a tutti quanti fare un po' di yoga in gravidanza. I'll try and say this all in English now. So this session is also dedicated to pregnant ladies today. So the idea is to create more space for the breathing. As the belly gets bigger, all the organs get pushed up. For the back to strengthen. And also a really important thing in this high anxiety moment to find some peace, because this anxiety will go straight to the baby, and this we'll try and avoid this. Okay, so anyway, everybody sitting on the chairs, whether you're pregnant, whether you don't particularly like sitting on the floor so much, or whether you just like to do some exercises sitting down. Quindi benvenuti, sia che siamo in gravidanza, sia che non ci piace tanto sederci per terra. Oppure ci piace comunque fare queste lezioni così seduti. Sono sempre anche degli esercizi che possiamo prendere qualcuno come pausa davanti al computer. C'era questo signore George Cao che lui diceva che usava proprio questo termine religiosamente: ogni mezz'ora davanti al computer si stacca, fa 3 minuti di allungamenti. Ok, so I was just saying that even if these exercises, we can use them in a pause. There's George Cao, and he says he uses this word. He religiously, every half hour when he's working at the computer, does 3 minutes of stretches, and this brings more joy into his life. Otherwise, we get a bit sucked into the computer. Altrimenti veniamo succhiato dal computer. Allora, ben arrivati tutti. Iniziamo questa pratica, ok? Allora. È anche buffo immaginare tutti quanti che siamo incinta,
qualcuno sarà stato incinta già, qualcuno no. It's funny imagining anyway that we're pregnant. Funny. It could be fun. Yeah, why not? And some of us have already been pregnant, and some of us not. But anyway, imagine we've got like a belly growing here. Imaginiamo che abbiamo una pancia qua. Mettiamo le mani sulla pancia. Let's put hands on the belly. E respiriamo un momento. Chiudiamo gli occhi e respirare. Close your eyes and just breathe into our bellies. Poi mettiamo le mani sui fianchi, put the hands on the sides here, and breathe deeply here, respiriamo profondamente qui. Se abbiamo una pancia, sentiamo proprio che fa molto bene qui, respirare qui. If we've got a belly, we feel really the benefits of breathing in here. And even if we haven't got a belly, we feel the benefits of breathing here. Anche se non abbiamo la pancia, sentiamo il beneficio di respirare qui. Qui immaginiamo un cilindro che si espande e contrae. Here we imagine like a cylinder which expands. Contracts and goes back. Great, shake the hand a second, scuotiamo le mani, our hands here. Inspirando, solleviamo anche un po' le clavicole. So when you breathe in, we're raising our clavicles. And it's really in this area here that we accumulate a lot of anxiety. In questa zona qui si accumula un sacco di ansietà, di ansia. Quindi scuotere le mani. Facciamo un po' così, un po' di pulizia qua. Let's brush off away this anxiety a little bit. Okay, a bit of the shoulders as well. Spazzoliamo un po' le spalle anche. Scuotere così, bene, bel respiro profondo con le braccia. E ancora. E già ci sentiamo meglio, and already start to feel better, connected to our bodies, and looser. So now, go up, reach up to the sky. And if you're pregnant, se siete incinta, questa allieva molto il peso della pancia. If we're pregnant, this really lightens the load, per se. Even if we're in the beginning, in the first few months of our pregnancy, these exercises are all good. Anche se siamo all'inizio della gravidanza, questi esercizi vanno molto bene. Ci sono quattro fasi della gravidanza, quattro trimestri, non ho sbagliato la matematica, cioè i primi tre mesi, poi il secondo tre mesi, poi gli ultimi tre mesi, no, verso il parto, e poi dopo ci sono i tre mesi dopo. E i tre mesi dopo ci sarebbero anche degli esercizi che sono molto diversi rispetto a quelli di aprire, è tutto un lavoro invece sul chiudere, sul compattare tutto quanto per ridarsi forza anche a livello energetico, ci si chiude. Vediamo se fare qualcosa così. So I was saying there are four trimesters in pregnancy, and my maths hasn't gone wrong. There's the first three months, then the second
3 months, and then the last 3 months before towards giving birth, and then there's the 3 months after birth where the work is very different. It's all about more about closing rather than opening, you know, compacting and closing energetically, bringing ourselves to wholeness again. Great. Se non siamo incinta, forse è anche interessante per noi sapere questi qua. Poi magari possiamo inoltrare questa qualche amica incinta. Allora, così. Ah no, prima così. Inspiro. Espiro. Bene, e la maggior parte degli esercizi che abbiamo fatto finora vanno anche bene per le signore incinta. Magari evitiamo delle torsioni molto che compattano, però qui abbiamo comunque l'apertura delle gambe, quindi non c'è una compressione qui. Quindi possiamo fare praticamente tutto, sempre sentendoci. So I was just saying, also the other sessions we've done are good also for people in pregnant. Just some of them that are a little bit intense, especially the ones that were really compressing. No, and also when we go down, always down with the space here. Facciamo quando andiamo giù, lasciamo anche quello lì l'altra volta con i pugni dentro così. Ovviamente non lo facciamo in gravidanza. Ok, continuiamo. Così. Anzi, prima questo qua così. Mani dietro, aprire. Così. Affonda. Say a quick hello to our bellies. Ah, hello, how are you? Ciao, buongiorno, come stai? And we're going to say this now in a really high tone. Even if you're not pregnant, just do it, it's just for the fun. Anche se non siamo in gravidanza, facciamolo perché comunque ci alza l'umore, ok? Con un tono alto, la high pitch. Ciao, come stai là dentro? Tutto bene? Hello, how are you in there? Anything good? And, you know, it's like we don't see it, but you can communicate, you know? It's good to communicate. And it makes us laugh and smile a little bit. So, so let's do... You've done this before, eh? This legs a little bit closer. You come up and you come down. I'll show it sideways. Se faccio vedere di lato. Zack. 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 E ancora uno. Una piccola cosa rispetto alla quando siamo in gravidanza, evitare di stare tipo così, perché non va nella posizione giusta il bambino, no? Stare più dritti possibile. Try and avoid slouching when we're pregnant because the baby goes, it's not the right position for the baby, okay? To stay there for a long time, per starci a lungo tempo. Facciamo tutti questi qua, l'articolazione, let's do all the articulations.
some people, some pregnant ladies, they get really swollen hands, si gonfiano molto le mani, piedi, like, può aiutare, it's gonna help. And the other way, l'altra direzione. Like this. It helps, it can help to imagine a great big smile on our belly. Sorriso enorme sulla pancia. Immaginiamo un grande sorriso sulla pancia. Spalle. Cric crac 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 crac. Cambio. Ok. Profonda. It's getting a bit hot now. Backwards. So we're going to get up, walk around our chair. Let's do this walk, facciamo questa passeggiata. Pallone, tutto il piede. Pallone, tutto il piede. Pallone, tutto il piede. Rotolare, roll the feet on the floor. 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 Roll. And hop! Roll the feet on the floor. Roll the feet on the floor. Tutto, spalmiamo bene il piede per terra. Now Charlie Chaplin walking. Da, 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 da. Like this, like with a camminiamo come Charlie Chaplin con le gambe aperte e cogliamo un bel fiore. E lo usiamo, colliamo un bel fiore, colliamo un bel fiore, camminiamo, ancora un fiore, e camminiamo normale, immaginiamo ora che siamo in un bel roseto pieno di rose e camminando annusiamo queste rose, ok? Ah, che buone rose, buon roseto! Ah, immaginarli, see the roses, smell the roses in this beautiful rose garden. È un altro modo per attivare un respiro più profondo, ma anche un'immagine piacevole. It's another way of expanding our breath, but it's also a beautiful way of activating beautiful imagery. So now, through balance, leg up here, equilibrio così. Non mi vedete il braccio su, però è dritto in alto. Can't see my arm in the air, but it's just going straight up in the air. So, very simple balance like this.
respiriamo, let's breathe, happy. Tornati al corpo, le sensazioni, coming back to the body, feeling the sensations in the body. Okay, now, just very gently opening a tiny bit. Apriamo dolcemente, poco qua. Interesse che sentiamo bene questo peso che va giù. I'm interested in how we can feel our weight that goes straight down into the ground. Now you can feel this leg, supporting leg here. Strong, not tense. È forte ma non è teso. E regge. Le ossa reggono. Change sides. So, this arm in the air. Can't see it, but it goes straight up. Questo braccio su, non lo vediamo, ma è dritto. Respirare. Down into his leg. Chair, it's not too uncomfortable, and hand is just goes straight up, il braccio va dritto in alto. Respirare qui. Tornare. E giriamo questo braccio qua, this hand, and then, yeah, like this. Tornare. Braccio dritto in alto. So I'm going straight up in the air. I'm breathing, lengthening. Respiriamo, allunghiamo. Sentiamo ancora le rose. Still can smell these roses. Slowly, gently, piano piano, torniamo, lasciamo la gamba su. Braccio opposto, the arm, opposite arm on the leg, here, and very gently down here. Might be that we're like here, for the backs of the leg and the lower back, cioè dietro la gamba, un po' la schiena, dove sentiamo comodi, testa sciolta, the head is, neck is
relaxed, loose, loose, loose. Did it. If you can, go right down with this arm. If not, stay up. Okay. I'm slipping. Scivolando. Non so voi. Spero di no. L'altro lato. Quindi. Piede su. No. Ginocchio su. All in here, sentiamo molto qui, eh? Questo collega parti sopra e sotto del corpo. Sempre controlliamo se sono parti tese, tipo questo piede. It can be relaxed. This one here doesn't have to be working. Always check to see if there are parts of the body which are working. Don't need to be like this foot. It's in the air, it can be relaxed, it can be dangling. Hold the hand here or here. Torniamo, come back. And then, very gently. Ok, bene, torniamo. Momento qua così. Knee again. And more like this. Slowly come back. Standing, deep breath. Nice hula hoop movements. Ci abbiamo niente da hula pista. Change. Bene! Rilassiamo la pancia, lasciamo proprio che cade. Questo è per tutti, sì che siamo incinta, che no. Rilassiamola. Relax our bellies, this is if we're pregnant or not. Relax. Give the chance to the muscles to relax. Respirare, breathing. Okay, now a little bit of waddling. Scuotiamo un po' il sedere così.
Very good. Su, un secondo. Prendi la sedia. Allora, ora mettiamo la gamba qua sopra, the leg over here like this, and then this like this, ok? Se è troppo difficile non la facciamo. It's too difficult, just avoid it right now. You should be able to do it. Depends. Dipende. Benissimo, sediamoci, contenti. Nice deep breath, facciamo un respiro profondo, bel respiro profondo. Sentire il corpo molto presente. Feel the body, how the body is much more present and awake and alive. Massaggiamo un po' la pancia. Tutta la negatività la mandiamo dietro. Scuotere un po'. Ok. Ora andiamo, veniamo un po' più avanti, a little bit forward, like this. Respirando. Se ve la sentite, if you feel like it, then go down further. Se no, rimaniamo qui. If not, just stay here and just relax the head down. Trovate una posizione comoda. Find a comodo. Comfortable position to do this. Find a comfortable position to do this. 10 respiri, 10 deep breaths. Very gently, very slowly, piano piano, torniamo su. Un momento che la testa magari gira un po', secondo me, maybe the head's, you feel a bit dizzy. Let's do 3 line breaths. Breathe in and again.
like do some circles. Change. Hands on the back here, come a bit further forward, vediamo più avanti. Mani dietro, aprire il petto. Respirare qui, really deep, breathing deeply in our chest here. Facciamo tutte queste cose per le caviglie, anzi facciamo solo, ok, ci mettiamo 2 secondi, caviglie, ankles the other way, knees, ok, they're just holding, down, ankles, turn the way, non ci vuole molto per far sentire il corpo molto meglio, non c'è bisogno di fare chissà che sforzi. There's no need to, you don't need to do much really to reactivate parts of our body and feel better in our bodies. Mani sulla pancia, oggi facciamo un A e poi un U, cercando quasi di partorire il suono, ok? So we're gonna make a big A sound, almost trying to give birth to the sound, and that makes it really deep, the sound, ok? So it's really almost sound almost comes out again. Open the mouth more. Perhaps a U sound is better for us. Let's try U. Facciamo un U, forse ci funziona meglio, sempre basso. Our teeth out through the nose, inspiriamo tra I denti, fuori dal naso, rinfresca, igienizza tutta la bocca. It's a hygiene treatment for our mouths. Filo dorato, golden thread breath. So we breathe in. Let's do it with our hands at the same time. So we breathe in. Very small hole,
facciamo un foro piccolissimo con la bocca e soffiando disegniamo, estraiamo un filo dorato con le braccia regolari. So when we breathe out, really small hole here, blow out a tiny golden thread that we pull with our hands, really, really fine and slow, and make it long and constant as possible. So. Immaginiamo veramente questo filo dorato, really imagine this golden thread. Facciamolo senza il braccio, let's do it without the hands, and this really empties the mind. Questa svuota veramente la mente. Breathe in. Speriamo. Proprio lungo, ancora una volta, ancora più lungo. So, little fingers together, mignoli insieme, anulari, medi, index fingers and thumb. Chiudiamo gli occhi un minuto, close our eyes a minute just to feel the effects of this whole practice, per sentire gli effetti di questa pratica. Piano, piano gli occhi, slowly open the eyes. Babies love hearing OMS. I bambini gli piace molto il suono dell'OM, si attivano pure quando la facciamo. Anche i vocali del canto carnatico sono molto buoni di cantare in gravidanza, sono belli anche se non siamo in gravidanza. Carnatica chanting is really great for pregnant ladies, and it's also beautiful if you're not pregnant. Non mi ricordo, le boie, c'è un video che si trova anche su YouTube, di questi canti di questa signora incinta, che adesso non mi ricordo come si chiama il video, lo cercherò. Quindi facciamo 5 om, mani sulla pancia, contenti, sentirci pieni, soddisfatti. So we're going to do 5 om's, just feel ourselves full of energy, and grateful and happy. Oh.
corpo, l'ambiente. Sentire come siamo vibranti, pieni di energia, pronti per la giornata. Feel how we're full of energy, we're awake, and we're ready for the day. Se avete delle domande, postateli magari come un commento su questo video, sia di Facebook che poi di YouTube. If you've got any questions, then please post them on this video or on the YouTube video. And if you know anyone that's pregnant, please share this video with them. Se conoscete qualcuno che è incinta, per favore condividete questo video con loro. Grazie ancora e alla prossima. Thanks very much again and see you again. Ciao!